Questo programma è offerto da Olio Basso, fedele nel gusto. Posso disturbarla? Certamente. Deve fare la spesa, ovviamente. Sì, sì. Posso accompagnarla durante la spesa? Così no. Partecipa al nostro format che si chiama No Pai Tu. Certo. Okay? Alla fine, alla cassa ci sarà una sorpresa. D'accordo. Come si chiama? Luigi Oliva. Luigi, allora, che spesa dobbiamo fare? Siamo qui al bancone ortofrutto? Perché oramai sono passate le feste, diciamo, quasi tutte. Un po' così, un po' di tutto. Diciamo. Barbara ci può essere d'aiuto? Certamente. Che cosa serve? Un po' di arance, signori. Arance. Preferisce quella con la foglia? Con la foglia? No, senza foglia. Senza foglia, tarocco allora. Alla lista della spesa, signor Luigi? C'è un po' così, ne ho. Sempre. L'ha scritta lei? Sempre. Sempre? Ah, allora è spesso che viene a fare la spesa. Certamente. Bene. Ecco, qualcos'altro? Qualche banana, un po' di banana. Banane? Mele. E un po' di mele. Golden o star? Star. Ok. Quindi aiuta la moglie. Molto, 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 molto. Oh, che bello. Ah, che bello. Per che faccio? Sì. Pensionato. E vabbè, quindi adesso aiuta la moglie, bene, bene. Dobbiamo prendere altro qui? No. Grazie. Ok, grazie Barbara e buon lavoro. Pensionato, che cosa faceva? I vigili urbani. Di dov'è il signor Luigi? La Tripalda. Quindi ha fatto il vigile urbano alla Tripalda? 49 anni. Però, allora, qui serve qualcosa? Bancone di macelleria? No. Neanche formaggi, salumi? No. Perfetto. Dove dobbiamo andare con la lista della... Un po' di pane. Ah, il pane qui. Diciamo, ok. Chissà. Pane lì. Ah, sì. Andiamo a prendere il pane. Signor Luigi, quanti figli ha? Due. Maschio e femmina. Maschio e femmina. Buongiorno. Bene. Come si chiamano i figli? Allora, una Assunta e una Romolo. Ah. Re di Roma. Ha nipoti? Sì, una. Come si chiama? Martina. Quindi è la cocca dei nonni. Perfetto. Unica nipote. Allora, vediamo con la lista, così non ci perdiamo. Il tonno. Un po' di tonno, sì. Il tonno. Ecco qui. Ecco, anche il signor Luigi, come tutte le femmine, abbandona il carrello. Bene. Ma sì, il tonno è qua. Quale dobbiamo prendere? Al naturale? O all'olio d'oliva? All'olio d'oliva. Eccolo qua. Questo va bene? Sì. Eccoci qua. Bene. Meno male che tu vadassi. La signorina sta venendo la mano. Le faccio compagnia. Prendiamo l'olio? No. Un po' di salsa, lo pigliamo. La salsa, ok, lì, allora. Prego. Grazie. È anche un cavaliere, il signor Luigi. Dobbiamo prendere il passato? O il... Figlio.
Cirio. C'è mia nipote. Ah, beh, dobbiamo accontentare allora la nipotina. Nipotina Martina. Beh. Quanti anni ha Martina? 19. 19? È grande, eh? È grande, sì. Aspetta, Giulia. Ok. La moglie come si chiama? Carmela. Carmela. Carmela è una bambola. È una bambola proprio? Amore con me. È anche canterino il signor Luigi, vedi? Allora, abbiamo preso il pane, abbiamo preso il passato, tonno. Le patate, non sono dimenticato, per non. Che dobbiamo prendere? Due patate, no. E andiamo a prendere le patate. Prendiamo le patate. E certo. Cioè, dobbiamo andare a prendere le patate, andiamo a prendere le patate. Qual è il problema? Le patate. Allora, quindi spesso fa la spesa, io passo. Dobbiamo spostare questo pilastrino. È vero, c'è il pilastrino. Eccoci qua. Dobbiamo ritornare da Barbara. Tutto a retromarcia, Francesco oggi, vedi? Oh, prendiamo prima le patate. Ciao. Ah, di là, di là. Di là, di là. Ebbene sì, di là facciamo le patate. Prendiamo le patate. Allora. Barbara, siamo di nuovo da te. Vedi quanto è bello, anche un altro signore fa la spesa. Quanto mi piace quando vedo gli uomini che fanno la spesa. Beh, con la lista è più semplice, fate bene. Io la dimentico invece sempre a casa, la lista. Da quanti anni è sposato, signor Luigi? Diciamo dal 1976. 42 anni, sono brava in matematica, no? È l'età mia, per questo lo so. 42 anni. E come si fa ad andare avanti ben 42 anni? Ci stiamo riabituando. Sì? Dopo 40 anni. Ma qualche litigio ci sta o no? Ma no. Da parte nostra, diciamo così. Qualche chiacchiera così in bocca, ma no. Litigi diversamente non se ne fanno. Ma come l'ha conquistata la signora Carmela? Non lo so, non lo so, ma io se ero un bambolo allora. Mi piace questa ragazza. Un colpo di fulmine? Da parte mia sì, da parte lei no. Ah, quindi si è fatta sudare. Dovetti impiegare un po' di tempo per conquistarla. Però. La vinsi. Dopo tanta tenacia l'abbiamo fatta. Un paio di banane e di patate. Un paio di patate. Le patate. Sono buone le patate. Patate fritte, patate al forno. Lei come le preferisce? Come le fa fare mia moglie, non ho problema. Ma lei non cucina? Solo sua moglie cucina? Io guardo come cucina mia moglie, apprendo, guardo perché. E mangia. Se potrei servire io al posto suo, però ti dico per adesso. Per adesso non ha, mia moglie non ha avuto bisogno di me. Beh. E abbiamo preso anche le patate. Ok, grazie. Buona grazie di nuovo Barbara, buon lavoro. Allora, signor Luigi. Mi metto di questo lato, ok. Allora, dobbiamo prendere il pancarré, abbiamo visto, vero? Pancarré. Sottilette e pancarré. Sottilette e pancarré. Sottilette e pancarré. Allora, le sottilette stanno di qua. Dovevamo fare il banco frigo. Esatto, perfetto. Si diverte a fare la spesa oppure la no? No, me lo faccio volentieri, è una cosa che faccio volentieri. Molto volentieri. Poi io ci vogliare molto. Le sottilette. Che brianti. Ah sì, mi va a curiosare i. E dove passate qua un po' di. Non ci. Allora, quali sottilette prende lei? Stanno qui. Tutte queste sono. Quelle da di queste qua. Prese le sottilette. Pancarré. Pancarré che sta di qua. Che si chiama?
mancare, non deve mancare mai. Pare se ne ho. Ma questi fazzoletti di carta, ma non fazzoletti non me li sono messo io così. Ah, poi carta igienica. E basta, il bicchiere di carta non ce n'è bisogno, sono mette carta igienica. Carta igienica allora, andiamo con la carta igienica. La carta igienica che è qua dietro. È vero? La carta igienica. Quale prende come carta igienica? Adesso c'è la difficoltà della scelta. È vero, Io uso sempre provarla prima, tastarla diciamo, perché molte volte diventa la corona. Ah. E meno, allora qualcosa di più duro. Dunque. C'è anche lo Scottex in offerta lì, scottonella. Facciamo fare prima la signora, certo. Ditemi voi, visto come si attenderli. E beh, anche la scelta della carta igienica ci vuole. Va bene, pure io la mia, preferita, quindi vado sempre a colpo d'occhio. Allora, io le prendo l'olio. Ecco l'olio basso. Poi. E questo ce l'abbiamo vicino vicino, Sassarino. Sassarino a 4 passi da Rivalta. È un olio alpino. Per la verità sempre usiamo questo olio qua, diciamo. In linea di massima anche quello per friggere. Esatto. Di girasole, sì. Esatto, sì. Poi, che dobbiamo prendere più? Ma penso che abbiamo finito. Ci dobbiamo fare un giro, una cosa, controlliamo. I bicchieri e i fazzoletti, non sicuro che non li deve prendere. I pazzi fazzoletti. Ce l'ha nella lista. Quando sei bello. Ciao direttore. Salutiamo anche il direttore della Deco. Si trova bene al supermercato Deco? Sì. C'ho anche la tessera, ma vado spesso proprio. Allora. Sono i fazzoletti di carta, dobbiamo vederti fino a. Non li vedo. Stanno mi sa di qua i fazzoletti di carta. Vabbè, tanto noi giriamo, Francesco è abituato a girare, Sì, non si preoccupi. Stanno di qua i fazzolettini di carta per il naso, vero? Quelli cercava? Sì. Ok, allora stanno qui. Eccoli qua. Per il naso. Là. Allora, abbiamo detto che lei non cucina ma mangia. Assiste sua moglie quando cucina, mi prepara. Piace mangiare a me. Piace mangiare, però non si vede. Complimenti per la linea. Si mantiene in forma, ecco i fazzoletti per il naso. Morbidissimi, belle queste diciture sui fazzoletti. Molto morbidi. Molto morbidi. Allora, il piatto preferito suo qual è? Me lo racconti un po'. La pasta al forno. E come la fa la signora Carmela questa pasta al forno? È buona? Dillo dopo le feste pasquali. Niente, fa, mette una pentola, e mette un po' una piccola cipollina, per quanto basta, un po' di olio e un po' di passato. Di cilio. Fa cucinare a parte, già una mezz'oretta, quasi una quarti d'ora. A parte poi lei cucina i maccheroni. Che maccheroni usa? I rigatoni, la pasta? I rigatoni per quanto riguarda li usiamo per. Per come si chiama? Per altro non ti piace. Una finta genovese. Ottimo, una finta genovese. E invece per la pasta a forno che usa? I maccheroni normali. Poi? Si fanno cuocere veramente per parti loro. Quando poi il succhetto è finito, è pronto, si vende una teiera, quella di alluminio, e si fa un primo passaggio di salsa. Dopo si mettono, però
bisogna anche fare che a pezzettini mozzarella e uova. Quindi le uova sode, non le uova sode. Uova sode. Oh, ok, perfetto. Quindi una piccola passata di maccheroni, e uova soda e mozzarella e poi salsa. Poi un'altra passata, maccheroni, uova soda, salsa e si mettono nel fornetto. Una manciata di parmigiano? Anche, che piace, che non piace, però un pochettino non ce la mettiamo. Un 40 minuti nel forno ed è pronto per mangiare. Francesco, ti piace la pasta al forno? Ha detto di sì, pure a me. Io però aggiungo l'uovo sbattuto. No. Lo facciamo sotto e poi si taglia. E si taglia a pezzettini. Si taglia a pezzettini. Allora, prendiamo la lista, se no la signora Carmela poi ci sgrida se non prendiamo tutto. Non abbiamo visto tutto. E dobbiamo prendere più. Nient'altro. Sì. I bicchieri di carta no. Non serve, siamo sicuri. Ma vediamo, e prendiamoli. C'è nella lista, non sa mai la signora Carmela, poi non trovi i bicchieri di carta, come facciamo? Dobbiamo rivenire a fare la spesa. Allora, i bicchieri di carta stanno là, sì, stanno lì. Allora, ci giriamo. Faccio dire. Allora, lei è un vigile urbano, no? Allora facciamo sinistra e andiamo a prendere il bicchiere, vero? Certo. Oh. Qualche hobby ce l'ha, signor Luigi, adesso che sta in pensione? Ce l'avevo, l'hobby. E qual era? Suonare e cantare. E che suonava? Batteria. Ah, e perché non suona più? Il tempo non c'è più. Non c'è più. E perché? Che... Abbiamo in mente con gli altri amici miei di... Mettere un complessivo. Di formarci un'altra volta, ma è un poco difficile, un poco difficile. E canta pure? Cantavo. Cantava. Adesso non più. E cosa cantava? Il genere? Anni 60, cantoni pure. Ah, ecco i bicchieri là. I bicchieri grandi, i bicchieri di carta? Sì. Quelli grandi, allora, questi qua sono. Quelli della Deco stanno qua. Diciamo subito. Quindi anni 60. Ma hai mai fatto una serenata a sua moglie Carmela? No, non ci sarà bisogno. No, eh? Non ce n'è bisogno. No. Ma ogni tanto qualcosa di romantico lo fa per la signora? Io canto, ogni tanto canto in cucina, ma scherzando sempre. Ah, mentre lei semmai cucina, lei canta? Esatto. Bene. E i suoi figli hanno preso di lei, signor Luigi? Nel modo più assoluto. Niente, neanche Romolo? No. Canta, canticchia, però non a livello del padre. Annaggia. Non hanno preso del padre? Si nasce cantanti. È vero? Però lo sta dicendo con nostalgia, signor Luigi, lo deve rifare questo, deve riprendere il suo hobby. Non lo so, se riusciamo a fare qualcosina. Ci abbiamo messo un po' di pensiero così, però abbiamo tutta una certa età, quindi. Signor Luigi, tanto è uomo, lo posso chiedere, scusate, quanti anni avete? 70. Altri 100, siete giovanissimi, avete l'età di mio padre, siete giovanissimo. Okay. Allora, bene. Abbiamo finito di fare la spesa? Sì. Adesso ci avviciniamo alla cassa. Va bene. Io l'aspetto dall'altro lato. Va bene. E le svelo la sorpresa. Va bene. Ci vediamo là allora. D'accordo. Ok, a tra poco. Signor Luigi, la sorpresa. Oggi la spesa gliela paghiamo noi. 30 euro offerti da Sinergia. Addirittura? Bene sì. Allora, oggi la spesa gliela offerta Sinergia. Io vengo spesso, qua la trovo sempre. Spesso sto qua, tutte le settimane sto qua. Questo è lo scontrino. Questo lo diamo a voi. Sei divertito? Sì? A queste condizioni, sì. Ma mica le ho dato troppo fastidio, no? Mentre faceva saluto. La spesa, no? No, non è molto per saluto. Anche se non avessi avuto questo omaggio. Ne è valsa la pena allora fermarsi e fare la spesa con me. Tanta. Signor Luigi, grazie. Grazie a lei. Buona giornata. Grazie a lei. Grazie mille. La ricetta del signor Luigi, pasta al forno. Gli ingredienti sono pasta corta, olio evo, passata di pomodoro, cipolla tritata, mozzarella, uova sode, parmigiano e sale quanto basta.
La ricetta è rivisitata: pasta al forno con melanzane. Gli ingredienti sono rigatoni, scamorza, melanzane tagliate a pezzettoni e saltate in padella, uova sbattute, sale quanto basta, olio evo e pecorino. Il detto della settimana: chi canta a tavola e fischia a letto è matto perfetto.